perfect grace. Twist upon a face replaced. Phantom felt a mask of dread. Damn the guilt, my past is dead. And I wait for the night. Shadows protect my angel in white. Time to eject these vain parasites. Cast out, reject the plague in all your hearts. Cause the sad, sad faces of the weary and worn live in bad, bad places that are dreary and torn. And the distant dawn of calls near to your side. Up in your velvet sheets, far above the hellish streets, you're strapped inside your wealthy keeps. Piss on corners where we sleep, and this town's paranoid, blinking and jumping down in the void, a sinking and dumping ground to avoid the stink of the pumping plague and all. The sad, sad faces of the weary and worn live in bad, bad places that are dreary and torn. And the distant dawn calls me to your side. Be your guide. Shades of the whales in the tainted deep, maimed and impaled in their pain they sleep. The faded and frail in the laneways weep, broken souls in mourning. Amici, ma perché non è andato l'intro? Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, bentornati, benvenuti. Ciao Goxol, alla sfida del secolo, infatti fra poco ci sarà la partita tra me e una serie di partite, circa un'oretta di live, tra me e il mitico Francesco Baccini, alla quale parteciperà anche il mio allenatore preferito, Ubaldinho, detto anche Ubaldinho do Brasil. C'è anche Alessandro. No, non si dico. Sto aspettando che arrivi anche Francesco. Sì, Agoxolo, l'ho aumentato un poco. Sì, proprio se mi dovete mandare a fare una colica renale, almeno spendete di più. Buon pomeriggio, ragazzi, buon pomeriggio. Allora, questa sala vi faccio vedere. Oh, tu stavi in città di Martins.
Uba, tuo padre si è arrabbiato che non sei salito a salutare. Mo' mi ha mandato il messaggio. Quindi mo' finisci la partita e sali. Perché sei incazzato, mi ha mandato il messaggio adesso. Qua, vedi, manco a salutare, ha scritto. Quando manca? Quando sei? No, 3 a 3. Vi faccio vedere un po' della partita di Ubaldino, che è poi la grafica che utilizzeremo noi per la partita dopo. Ditemi se vi piace, sto giocando Ubaldino la partita online. C'è Francesco. Oh, attenzione, 1-2, 1-2, 1-2, mamma mia che parata che ha fatto il portiere, raga. Puoi ripartire, puoi ripartire. No, sbaglia il passaggio, recupera. Eccolo qua, la doppia finta, attenzione, forse c'è un fuorigioco, ma l'arbitro non lo vede. È in area, il destro, all'ultimo secondo. Manca poco alla fine, ma ce la può fare. Mancano 10 minuti, 10 minuti ce la può fare, se ne va Son. Son scambia con Martins, Martins prova a saltare, niente da fare. Scambia in velocità, se ne va in velocità, attenzione. Smalley, Werner, prova la spinta, niente da fare. Werner la mette dietro, il tiro! 4, 5 a 3. Non è fuori gioco purtroppo. Ex facto, Goldrick avanti, eccolo qua. Ecco, aspetta, torniamo un attimo. Goldrick avanti, eccolo qua, avanti. Ecco, mo sto aspettando che arrivi Francesco, che io ho detto che non possiamo fare, purtroppo io alle 4 c'ho delle interviste da andare a fare e quindi ci possiamo fare la partitina. Vieni qua. Ti recupero un poco io. Intanto mi alleno un attimo, vediamo se... Quanto manca alla fine qua? Sto a fare già il recupero. Ok, primo gol l'abbiamo fatto. Ma questa era facile però, mannaggia. Questo è ciuccia proprio. Che partita che mi hai perso, mannaggia. Questo mo si mette a far girare la palla e... Vedi? Sei a 5. Vediamo se riesco a rubare subito. Bella, vedi questo gol. Purtroppo il tempo è finito. Inculino. Bene, allora esco dalla partita, faccio l'invito. Perché mi dà la pausa? Ma... Dove te ne vai? Non ti vuoi vedere la partita a me con Francesco? E beh? Io guardo le partite tue e tu guardi le mie. Vabbè. Ok, Alessandro, va bene. Però hai preso bei punti, eh? Bravo. Hai perso 28 punti, hai perso, boh. Quanto andava? Sceso in nona divisione. Ma prima non stavamo più sopra, ma qua siamo col tuo o col mio? Mi hai fatto proprio diventare la cacca. Ma no, perché gli ho La fatto. cacca mi hai fatto diventare. Fammi vedere se fa fare le amichevoli. Però non vedo Francesco online e non mi risponde, quindi... Quindi, mo, mentre arriva Francesco, mi faccio un'altra partitina. Ma Super Batch, eccolo qua. Vedi? La cosa. No, ma non c'è nessuno mio amico online, capito? Non c'è nessun mio amico online, fammi vedere che dice qua. Che dice qua? Allora, vediamo un poco. Play online. Online friendly us. Devo andare a capire cosa vogliono.
6-0, perché io ho vinto due partite con lui e lui non ha mai vinto con me. Quindi vediamo un attimo. Che dice qua? Che mi dà l'errore. Adesso Bacino sta giocando. Gli ho mandato l'invito. Vediamo se Ma che arriva. sceglie la Juve? Mi fa cagare. Fa cagare. No, sul gioco mi fa un po' cagare. Ma è bellissimo, io faccio una partita online per prepararmi, va bene? Che si fa? Bacio, dove sei? Dov'è il bacio? Sto rompendo le palle da sola. Allora, manca un punto. Manca un Io punto per la salvezza. ti ho portato Non al... mi hai mai portato qua, non mi hai Io ti ho portato. portato. Ma tu sei proprio un... Io ti ho portato. Quindi te qua... Saluta, saluta. Saluta Baccini. Ciao, chi cavolo è? Non sai chi è Francesco Baccini? Un grande cantante. Allora, vieni qua. Quando papà mette quel disco in macchina. Tira Diego, tira Diego, ti... quello che canta quella canzone lì. Oppure Ah, Giulio, Giulio ti e salverò. com'è che Oh, Giulio? Perché lui si gioca pure a FIFA. gioca a FIFA, eh? Sì. Ciao Oggi ti ricordi? Michele, Baccio ancora non è arrivato. Ci siamo dati appuntamento alle 2:30, ma lo sai che gli artisti hanno i loro tempi, no? Adesso gli ho mandato l'invito, vediamo se mi Perché risponde. sempre con la Francesca. Subito fai gol. Mica tanto, zio. La Francia è fortissima. Io Eva. Ma non mi... Ma la squadra non è ciù, poi ciuccia la squadra. Guarda. Quadrato lo ferma con un... cioè con un piede solo. Ma ti Rigore. Calcio di rigore, amici. Cazzo, ho fatto sbagliare a rigore Ronaldo, raga. Porca troia. Porca troia, ho fatto sbagliare a rigore Ronaldo. Lei è mai stato a Troina? Deve vedere chi è, affacciati un attimo. Ubaldo! Per chi? Gioca tu, vieni qua, gioca tu, gioca tu. No, gioca tu, Ubaldo, Uba, gioca tu. No, ti, vai, vai, vai. Chissà, Francia e vai con
Mi è arrivata la richiesta di... Non lo so. Vabbè, non è qua? Sì, sto perdendo. Stai perdendo 3-1. Bene. Ma poi scusate, ma sono le 3:20, ma i postini arrivano pure a quest'ora a casa della gente. Boh, ti sembra normale a te? Chiudi quel balcone, per favore. Perché mi dà fastidio il rumore delle macchine che passano. Oh, avete paura! Ma chi? Scusa che sto perdendo, sono qua fortissimo. Se non vedi fa buono pure a te. Sì? Zio, ma scusa che sto ciuccissimo, lo sanno tutti. Ciuccigno Pernambucano? Lo conosci? Quindi su qua mi recupera una palla di... Guarda. Poi io vorrei recuperare la palla. Vedi? Ha sbagliato pure il rigore, cazzo. Lui sta in 10, ti hai fatto fare 3 gol. Lui sta in 10, che ha avuto un'espulsione. Oh, bah, è impossibile sta cosa. Cioè, hai fatto fare 3 gol a uno che sta in 10. È forte, zio. Ho capito, ma sempre in 10 però. È forte. Chi se ne fotte che sta in 10 o sta in 11? No, vabbè, è importante. È importante il cavolo, zio. No, guarda quell'altro, gli passa la palla davanti, non la vedi. Ma che cazzo. Intelligenza artificiale di una capra. Io me ne vado sopra, è colpa mia che si è aperto. Gol. Guarda, fa gol pure da qua. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ah. Proprio io me ne vado sopra. Vai sopra. No, vabbè. Oggi sto gioco non fa per me. Aspetta che se ne va e poi vai. Però te ne vai, mentre sto a perdere te ne vai, non mi sostieni, sei cattivo, non mi sostieni, mi dovresti sostenere. Questi che giocano a FIFA con la Francia mi fanno ridere, prendono Mbappé e cercano di scartare tutti, ma il pallone mica è questo, raga, il calcio non è questo, eh. Non è così che si gioca a pallone. Sì. No, e chiudilo lì. Ragazzi, Francesco non arriva. Non so che dirvi. Il bacio non arriva. Io massimo posso stare un'altra mezz'ora, poi dopo devo andare via. Ma che è questo rumore? Che sta a fare? Che sta facendo? Vedi un po' che sta facendo. Ma ragazzi, ma l'audio della partita voi lo sentite? Mi sa di no. La posso ancora recuperare sta partita, secondo me, eh? La posso ancora recuperare? Sì! Vediamo un po', vediamo. Ciao! Ragazzi, il prossimo weekend me ne vado qualche giorno al mare.
Vado in Toscana. Ah, si sente basso, allora alziamo un po', va bene così? Io la voglio fare la partita con... Ronaldo? Contro Baccini vuoi fare la partita? No, con... Oh, rigore, rigore, fallo di mano, arbitro cornuto. Arbitro struttura. Oh, fanno questa cosa in velocità e non li fermi mai così. Cioè. Arbitro cornuto, arbitro struttura. Bentancur. Vabbè, vabbè, ma dagli un cartellino però, cazzo. Ma dagli un cartellino. France, porca France. In Toscana dove? Vado a Follonica. C'è un amico, c'ho degli amici là. Follonica. Dove stavate? Ma come che fai batta Bonucci? Come che fai batta Bonucci, zio? Che cazzo ne so, perché dire la punizione a Bonucci? E che ne so io, Tutto rossi! C'ha due rossi, guarda, se non recupero sta partita neanche adesso, a 11 contro 9, non so che dire. Pisalon! Ma è possibile! Pisalon! Allora io mi guardo un po' di... che cos'è? L'uomo là. Un po' di Troina. Lei mi è andata a fare il culo. Oh, ma chi è che tira Bonucci, veramente? Non ci credo. Rabiot. No, c'è pure Bonucci, adesso si va in velocità. Non lo fermo a questo. Prendo gol pure così, veramente mi devo sputare in faccia. Sta arrivando anche il bacio, mi ha mandato il messaggio. Sì. Perché? C'è il 9 contro 11. È incredibile questa cosa, veramente incredibile. Quando non sai difendere, non sai difendere, non c'è niente da fare. Well, as we see again, Derek, it's quite simple. Keep the ball, don't give it away. It's a terrible clearance. And after that, they're under pressure and they never recover. Bad goals give away. And we're underway again. This game very much over as a contest. That's very good refereeing to let the play flow. Dybala. Perfect tackle. Niente, bravissimo a difendere anche se c'è solo, vedi, poi lui se ne va con questi veloci e va a fare il gol. Io che non riesco a difendere perché lui protegge bene il pallone. Questo gioco veramente è, cioè chi tiene la Francia è troppo avvantaggiato. Secondo me. Cioè, veramente troppo. And we're inside the final 30 minutes. I giocatori veloci. Ronaldo. Metto un minuto. Bentancur. Just couldn't get it through. Zio, non riesco a entrarci proprio, vedi? Qui c'è questi giocatori che corrono, si allunga la palla e io non ci riesco proprio a fare questo gioco qua. Well, that's not watertight defending. And he's broken free. Non ci riesco. Well, a badly timed run, just a fraction. Oh, mitico Hardy! Grazie per il tuo abbonamento. Ma l'avevi già fatto ieri sta cosa, non ho capito. Questi sono i misteri di... Ma che cazzo sta a fare questo? O ti fai fare da questo? And unable to keep the ball. He's in behind. And mistimed the run, sadly. That's offside. Benzema. Oh, Baccini mi sta ospitando. Francesco, sto arrivando, finisco sta partita che ho perso veramente in maniera disastrosa, ma... È rigore. Come la devo mettere? Tre rossi! Tre rossi stai perdendo! Francesco, sto perdendo con un tizio che sta giocando in 8. In 8 sto giocando. Sto perdendo 5-3. No, che cagata che ho fatto, non posso. La partita è proprio strana, questo mo cercherà di tenere palla
il più possibile, ma Pavard and fed back to the goalkeeper. Lucas Hernandez. Cioè, questo non me l'ha fatto toccare più la palla, capito? Vedi? A complete miscue by the goalkeeper. Will there be a price to pay? Oh, 5-4, amici, 5-4. Beato Francesco col pollo. Grande Francesco. Ragazzi, quasi finito, eh. Francesco, recupero la partita con sto tizio e poi... Oh, raga, è aggredite. E aggredite, porca puttana, guarda là. Ma come si... io non la so, spiegatemi come si fa sta cosa della tattica, perché io non la so, cioè ho messo tutti avanti, ma non aggrediscono gli avversari, capito? Disappointing pass. The players are using this energy from the crowd to drive them forward time after time to get back into this. And with that, the attack fizzles out. Well, this is not a pretty picture. Cioè, tu hai capito che partita, che cazzo di partita che ho perso io, raga. Well, as bad as they've been all season, a goal, Derek, could still save them. A goal after all this, such fine margins between success and failure. That's why we love the game. No! Mamma mia! Mamma mia! Vabbè. Well, I'm a defender and I love my goalkeeper and this defense will love him. What a save. Guarda, così più veloce di Bonucci. No, oh, prendo un altro gol, tutti avanti stanno. Cinque minuti, è finita la partita, l'ultimo attacco che posso fare. Incredibile. In 11 contro 8, non riesco a recuperare, niente da fare. Sono fortissimi in difesa. Guarda com'è bravo. Mi ha umiliato questo, eh. Mi ha umiliato veramente, ragazzi. Mi ha umiliato proprio. Mi vergogno. Mi metto vergogna, veramente mi metto vergogna, ragazzi. Hai preso quei gol all'inizio, va, vergognosi, eh. Sì! Rabiot all'ultimo secondo, incredibile, ma non è finito, qua mancano due minuti. Oh, Cristianone. Chi è che mi sta chiamando? È finita, Francesco, arrivo. Eccomi, ci sei? Che bello, ce l'hai un canno? Ah. Ma ascoltami, mi hai fatto già l'invito per la partita, no? Aspetta. Sì, mo te lo faccio io, No, io te l'ha fatto. Me l'ha fatta? Aspetta, fammi vedere. Allora, eccolo qua. Però ti vedo offline. Tu sei online? Fa vedere. No. Aspetta, fammi vedere. Ragazzi, stiamo arrivando, eh. Allora... mi risulti online, offline, ma il gioco è aperto? Risulti offline, ma il gioco di FIFA è aperto a te? No, devi apri FIFA, vedi che se apri FIFA adesso ti arriva il mio invito e entri nella...
Ok, adesso arriverai sulla schermata dove scegli la squadra. Leggiti un fumetto, vai. Francesco, scusami, c'era il mio nipotino Ubaldo che ha 8 anni, è in macchina, gli piacciono molto, lui sente, la tua preferita qual era? Diego Armando Maradona, Ubaldo. Lui gli piace molto la tua musica e noi gliela facciamo sentire da quando era proprio piccolo. Lo vuoi salutare, per favore? Saluta, saluta. Ciao. Non ci credeva che eri tu, hai capito? Non ci credeva, dice no, ma non può essere, è lui, è lui, è lui. Allora, aspetta, ti è arrivata la... Ok, adesso... Dovrebbe... Sì, da quella schermata blu con la scelta delle squadre dovrebbe dare. Oggi c'è... possiamo simulare le partite europee, questa è una bella idea. Allora, vediamo un attimo che cosa c'è. Ecco, oggi c'è, mi pare... C'è Duke che mi sale. Allora, oggi c'è Svezia-Slovacchia, Croazia-Repubblica Ceca, e Inghilterra-Scozia. Inghilterra-Scozia ci facciamo? Vai sopra, metti International e ti scegli chi vuoi, scegli tu, ti lascio scegliere, l'Inghilterra. No, dai. Sì, International, nazionali, muovi e vedi che c'è. vai. Ma scacciate. Ti prendi tu la Scozia? Ok. Ok, allora attacco la chiamata perché altrimenti non... Ok, buona partita. Allora ragazzi, prima di andare avanti con la partita, vi lancio un bel sondaggio e voi dovete votare chi vince tra Melina e il Baccio. Bene, Ok? io mi faccio votare. Gestisci il sondaggio, nuovo sondaggio, no, nuovo sondaggio. Scusate, il pronostico, il pronostico. Il pronostico. Ok. Un quarto d'ora. Nel totale. E decidete voi chi vince. È partito il pronostico, ragazzi. Allora, vediamo un poco. Sterling, Kane, Sancho, ti piace questa formazione? Allora, leva qui. Allora, No, vabbè, lasciamo così, va. Io non ci ho mai giocato con l'Inghilterra, vediamo come viene, la prendiamo. Chi è questo? Harry? È un destro di Harry Kane. Ma queste porte verdi sono bruttissime, chi ce l'ha in questo gioco? C'ha dei piedi di merda, Harry Kane. Per Hello and a warm welcome to Wembley Stadium here in London. I'm Derek Ray, and joining me here on the commentary box for complete coverage is Lee Dixon. And it could be a Arrivano i very Super special Bowl, ragazzi. occasion because Francesco there si è is allenato scope molto, for the eh. Ha championship detto issue to be che ha settled. imparato, It's quindi voglio England, vedere. and they take on Scotland. Well, Derek, we've seen an impressive style of football from them this season. Another performance like that today, and the title will surely be theirs. 90 minutes away, maybe. Can he do it? Ah, ciao Oh, that Ste, was a ciao terrific Celi, che pick sta a stop in a fa? one versus one situation. Il telefono non si può avere. Goalkeeper, absolutely Il telefono fantastic. vuole quest'altro. Oh, stacco with the imperioso di testa. This is how it looks for the home side. Nick Ragazzi, Pope gets questa è the una ball grande between sfida. the posts. Io sono Now Walker l'Inghilterra, plays where Baccini they show è well in la hold up Scozia. positions. Derby del Regno Unito, ragazzi. Il derby del Regno Unito, responsibility of leading the attenzione. line today goes to Harry Kane. Ah, non c'è più Possibilities inside the box. No! Oh, he's given it. Penalty.
and an opportunity now for them to jump in front. Pure giallo, mi pare un po' così. And yellow card handed out. Era paro? Non lo so. Hai visto? Perché si è mangiato con gli altri due gattini. Non sei mangiato? E se gli facciamo mangiare, quello diventa più grande. No, non è cresciuto, è sempre uguale. Ce l'è. Tu me lo vedi sempre più grande perché i due sono piccini. No, stai tranquillo. Accarezza, l'hai sempre accarezzato. Allora posso il telefono in vai sopra? Vuoi venire con me? Ma dove? Accompagnami. Ma non ti fa niente, ti sei sempre giocato. Voglio accompagni sopra perché tu me ne ti voglio. Ma che ti ha fatto? Scusa. Aiuta! Ma è sempre uguale! Che è cresciuto? Non è uguale! È sempre uguale! Ti sembra più grande perché i gattini ti sono più piccoli. Ma che si è fatto più grande, ragazzi, ha 5 anni, i gatti dopo i 2 anni non... Mamma, accompagnami, zia! Accompagnami un attimo, vai! Ma che mi accompagna, zia? Non mi posso muovere. No, no, ti accompagno un ballo. Ti accompagno un ballo, ti accompagno. Harry Kane. Mount. And return. Bello. Kane. He's in behind. Sì! Bingo! It could happen for them today. Allora ragazzi, vi spiego, il mio gatto che vedete qua è un gatto molto tranquillo, i bambini sono cresciuti con lui quando era piccolo. Adesso, quando hanno preso due gattini più piccolini, è Celeste, chissà, guardando i suoi gatti piccolini ha l'impressione che il gatto sia cresciuto, ma ci ha sempre giocato col gatto, non gli ha mai fatto niente, adesso ho paura del gatto. Boh, non lo so. Ma smettila. Ma che è cresciuto? Ma finiscila. Non ti dico più. Che ti devo dire? Però non è cresciuto. Ma smetti, non ti cazzate. I gatti dopo, cioè un gatto di 5 anni è cresciuto. Questo attacco looks highly promising. Bella questa! Di testa! Ruba sta palla, va. Well, that is a defender's job to come to the rescue. A good looking move. And a chance to whip it in. Ma io l'ho fatta piangere. Deep delivery. Così il palo a porta nuda. Mi dispiace, ma perché si è messo? Perché ti ha mai fatto qualcosa di un cattivo? Ti ha mai fatto qualcosa? Ci hai sempre giocato con Duke. Che problema ti dà? Fammi capire. E allora qual è il problema? No, ma ha fatto qualcosa. Ma che t'ha fatto? Qualche volta mi ha anche graffiato. Ma che bello. Looks promising this. Così bravo. Il gatto più bello del mondo. Ma io di Doraemon. Ma Doraemon nemmeno esiste. Could be a chance to break here. Ah no? È un cartone! Ah sì, non lo sapevo. Sì, perché se vogliono, non lo sapevo. Ma che fa? Declan Rice. Using all his defensive acumen to cut it out. Vedi, Rice fa schifo. Rice, lui mangi fra due. Popè, sono un popè. Henderson. Alla bersagliera è tornato Alessandro Baratto. Bello sto grosso, sì! Andiamo a Berlino, Peppe! Guarda lì! So there we have it, 2-1.
Ryan Jack. Sì. McGinn. And possession given away. Declan Rice. Harry Kane. Sancho. And Mount. And Sterling has it. No. He had to get to the ball, and he did. He must finish. Sì. Ok, Google, spegni il condizionatore. Silverware could be coming their way. Oh, that's brilliant. Amazing for the fans. They've got a cushion now. As we can see here, it's great play. They force a mistake by pressing really high up the pitch. And when they win the ball back, just look where they are within striking distance of the goal. Great stuff. Moving into the advanced position. Well, they've lost possession of the ball. Cazzo, l'Inghilterra non è male, bella squadretta. Su chi avete scommesso i vostri preziosi punti canale? Su di me o su Francesco? Togli la voce, per favore. Togli la voce. Sto vincendo 2-1, mi pare. 3-1. No, 3-1. Francesco, hai sognato all'inizio, dici la verità, con quel gol del vantaggio, ma poi l'orgogliosa Inghilterra si è messa e ha recuperato. Perché sta roba sta su sta poltrona? Stai facendo le modifiche? Ah, vabbè. Sì. Teams have switched around and are ready now for the second half. Sì. Ma però devi togliere la voce, non puoi stare con sto coso alto. John McGinn, and he read it well. Oh, and a perfect ball now. How about this? And the assistant referee has raised his flag, offside. Armstrong. Oops. Foul play, says the referee. He's been admonished by the referee. He's now got to walk something of a tightrope. Yeah, he knows exactly where he stands. Look at the referee, how he's told him off there. No yellow card, but certainly knows what the referee's thinking. Well, the threat was very real. Marvellous defending. Kane. Beh, non posso stare con questa musica nelle orecchie, per favore. Sono vattene sul letto. McGinn. Cazzo. And space here on the flank. No, not the best challenge. Oh. Could pull one back here. Well, it might bella Lazio. Superb volley, but the woodwork gets in the way. Well, it's so difficult to get that on target, and he so nearly did. Harry Kane. Henderson. Moving it forward. In with a chance. Ah, that was a terrific stop in a one versus one situation. Well, high fives all round for the goalkeeper. Absolutely fantastic. Jordan Henderson with it.
and thwarting his opponent in the nick of time. Kane. Oh, he's through here. Harry Kane. Wonderful stuff as they accelerate away from the opposition. Well, here's the replay, and it's a decent move to evade the defender, and he chooses to use power in the finish. Not much chance for the keeper when it's hit that hard. Goals in plentiful supply. 4-1 currently. Half an hour remaining then. And Scott Foreman to produce something exciting. La fortuna a volte... And he's through here. Oh, cazzo. La fortuna aiuta gli audaci, nel senso che ho vinto un rimpallo un po' fortunato. Alcuni lo chiamano anche culo, diciamo, in effetti un po' ci sta, Well, he certainly wasn't messing around, was he? Absolutely smashes it past the keeper. It's a really lovely finish. Individual brilliance. Dove vai? Sul letto. Sterling. Delivering it into the... Madonna. It's quite easy to head that one over the bar. This time he just gets his angles wrong, just past the post. Ryan Jack. Christie. Defensive efficiency personified. Bravo portiere. Qui si mette male. Well, no damage done. Mount. Kane. Here's Mount. Harry Kane. He read the situation defensively and did his job. Deserves credit for winning. Bravissimo difensore. Qua ha rischiato un casino. Kane. They will be awarded a free kick for that. Henderson. Ryan Jack, and the counter attack is on. Options available. No. Robertson. McGregor. Bello. Bellissimo. Another goal, and I'll tell you what, the impossible is becoming quite possible. Well, what an extraordinary scoreline. Does this game have more goals in it? Dopo subito gol. Got himself forward pretty well here, Harry. Opinion of the referee. Now, what can they do from this free kick situation? Non mi dire che gli dai il rosso a Gallagher. No, non gli ho dato niente. E chi le tira ste punizioni? Oh, guarda che cazzo di parata che ha fatto. Bella sta punizione. Fired over by Henderson. Well, as a defender, that will sit you down to the ground. And Sterling has it. Here's Kane. No, cazzo, abbiamo controvide. Inside your own penalty area. Could be a chance to break here. Well, there to intercept. Inching ever closer to full time. Can they get over the line? That's the question. Well, my suggestion is you never look at the scoreboard. Do your job, concentrate. If everybody... Surely! Not away completely. No, ma tu hai capito che cazzo si è mangiato qua? On a time for composure on the ball. Well, he's lost it. But fisted bella away questa, si andava. Another goal from this corner would in all likelihood secure a victory. Played into the centre of the box. Well, did his job defensively. Walker. Shot attempted. No. Just found wanting in terms of the finish then. And time for the change now.
Declan Gallagher. Here's McGregor. Delightful pass. Ragazzi, su questa fascia muro non è una bellezza, porca troia. Surely. Well, they can say a big thank you to the goalkeeper. That was inspirational. Well, that's as good as a goal at the other end. Brilliant save from the keeper. And the problem not completely solved. Mettiamo i contropiedi, ragazzi. In the nick of time. And only 2 minutes remaining here. Mount. Well, that pass easy on the eye. No, just couldn't capitalize there. Oliver McBurney. And he takes it away. Ryan Fraser. Tremendous intuition to win it back. Minchia, ma chi è quel difensore? Oh. E come picchia? The referee decided that intervention was illegal and cautionable. Oh, without question, it was not the best of challenges. Kane. Sì, al 90esimo, Harry Kane. Palla dentro, stop di sinistra, destro e bomba di sinistra. 5-3, uno spettacolo. Tutti. Allora, Francesco, però 5-3 è bugiardo, perché questo è stato 4-3 fino al 90esimo. Ho segnato il tempo di recupero. Facciamo le altre due partite. Bravo, ti sei mangiato il 4-4 in contropietre. Contropietre 4 contro 3, non l'hai fatto e poi ho segnato io. Però se vai a vedere... No, aspetta, te le fa cambiare le squadre qua. Premi yes, vediamo che succede. Allora, match highlights, vabbè qui. No, come faccio a ripetere la partita? No, devo per forza uscire, vabbè. Ok, adesso ci possiamo fare Svezia-Slovacchia, però credo che sia giusto... devi... Vedi che ti dovrebbe arrivare di nuovo l'invito, perché non so perché mi ha buttato fuori. Facciamo Svezia-Slovacchia, però io mi prendo la Slovacchia, perché prima sono stato avvantaggiato. Che ho avuto l'Inghilterra che è un po' più forte della Scozia, quindi invio la Slovacchia io e prenditi la Svezia tu, vai. Come si chiama la Slovacchia? Non c'è la Slovacchia. Allora facciamo Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Italia, Messico, Olanda, New Zealand, Irlanda del Nord, Norvegia, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Slovenia. La Slovacchia non c'è. C'è solo la Slovenia. Non so che dire. Allora facciamo quell'altra partita, va. Facciamo Croazia Repubblica Ceca, mi prendo io la Repubblica Ceca, mi pare che ci dovrebbe stare la Repubblica Ceca. Non lo so, fa vedere. Sì, mi prendo io la Repubblica Ceca. Facciamo la bizzona? La
La Croazia non c'è? Allora facciamo... Ok, ok. Prendi chi vuoi, io prendo, ormai ho preso Repubblica Ceca, No, però adesso sei entrato nel campionato, Sei entrato nei campionati adesso. Devi andare su International, Scegli chi vuoi, va bene anche l'Argentina, va bene chi vuoi. Belgio, neanche male. Galles, Repubblica Ceca, vai. Prendo una divisa. Tu in giallo e in rosso? Ok. Proviamo. Penso che riusciamo a farci un altro due partite, Fra, perché come ti avevo anticipato devo andare, oggi lavoro fuori, devo fare delle interviste. Ma chi è questo? And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. I'm Derek Ray, and joining me here on the commentary box is Lee Dixon. And we're always thrilled when a new campaign begins. That's the case here. It is the first match of the new season. It's the Czech Republic versus Wales. Well, it's lovely to see the champions on show here today, Derek, isn't it? If they start off the season like they finished last one, we should be in for a proper competitive season all round. I think it's going to be a good game as well. It has gone over the touchline for what'll be a throw-in. Okay. Uno contro uno, mamma mia come sono lenti questi. Guarda qua che cazzo di passaggio di merda che fa. Guardali. Tremendous block. Che culo! Sul rimpallo! Sul rimpallo, amici! Eccolo là. Well, all the players have bought into the coach's vision of how to win the ball back high up the pitch. Pressing football like this is a joy to watch for me, Derek. Brooks. Perché sei fermo? Getting the ball forward. Celustka. Mi sono fermato, forse si era scaricato il controller. Zima. Kral. Schick. Intercepting it intelligently. Well, it was a foul, but good use of advantage by the referee. Comunque è vero, Francesco, sei molto migliorato. A foul, but advantage played. Moving the ball nicely, looking for that final pass. Has a go! Still alive. He'll take this on. Much more straightforward for the keeper this time, but previously he had work to do. Well, double bubble. He gets the ball in the end, but the first save he makes, absolutely brilliant. Masopust. Kral. Schick. Well, he's won the ball. Non è fallo. Oh! In with a chance. Is it going to be? No. And he's done it. Parity again. A magnificent game unfolding.
So, a level contest. 1-1. Playing with purpose and control. Good work to regain possession. James. And plenty of scope to be creative in that wide position. He might be able to make it. Bravissimo il difensore. Allora, ripartiamo. Schick. Kral. Fallo. Completely mistimed, and you would expect a booking under the circumstances. The decision is yellow card. Giallo, the referee giallo. Must have thought there was additional cover there. It wasn't the denial of a goal-scoring opportunity. Well, I'm looking around for that man you're talking about, Derek. He looks like the last man to me. And the free kick, not far off at all. Technique. La direzione era giusta, ma è troppo potente. Roberts. He'll be a bit annoyed to have lost the ball. Masopust. Mettici il piede, no, è fallo però. È rigore, no? No, è niente. Wow, it's a shocker. He should be doing a lot better than that. Schick. This is looking threatening. Can they forge ahead? Well, they would have done had it not been for the keeper. Well, he was so sharp, the goalkeeper there, wasn't he? What a wonderful save. An inability to keep hold of the ball there. Still pushing for the goal that would put them ahead, but not forcing it. Darida. Well, it's a poor tackle. Niente, oh, ci sta un traffico là in mezzo. Good looking move, but alas, no end product. Brooks. James. And it, oh, what an opportunity. Can he finish? And still danger here. Mi è andata bene qua, eh. Well, they can't quite take advantage in the end. Oh, se la legge del calcio è vera. The hosts have had the lion's share of da un gol fallito. I don't think the manager or the fans dovrebbe arrivare un gol subito. It's all been a little bit too slow, too pedestrian. They need to find another gear if they're going to go on and win this. An alert intervention. No, and breaking at pace with menace. Well, that break looked so promising, but nothing coming from it. He's got the right idea with that pass. Well, the chance looked to fuori be gioco. On, but found himself offside. Davis. Ramsey. So a throw in here. Now what can they produce on the flank? Oh, he's through here. Well, that is how to nullify the opposition. Bella sta palla. A really sumptuous ball. Oh, m'ha anticipato. An opportunity to forge ahead. Ciao, from this corner situation. And firing it into the area. Punching it clear. Corner again. Played into the center of the box. Niente. And clears his lines. Darida. Prova il tiro da fuori. Niente, raga. Sta bella tesa. No.
And now the delivery. And strongly fisted away. Good technique displayed. Scaricato? And the referee sees that as a foul. Free kick given. Ha vinto 5 a 3. And fired from the flank into the area. That's really sound goalkeeping, not letting the opposition have any scraps. Opportunity to deliver the cross. Really vital interception. Well, the managers will now deliver their half-time team talks. Ragazzi, vi ricordo che se volete sostenere il canale, se siete utenti Prime, ottimo Francesco, potete sostenere direttamente senza spendere niente cliccando su link che sta in chat. Vi permette... No, scusatemi, non è questo il link. Mi permette di abbonarmi a sostenere il vecchio attraverso la finestra di abbonamenti gratuita. Io sono la Repubblica Ceca. Sì, sono Chic, ho fatto pure il primo gol con Chic. Vediamo un po', che questo è difficile, sta partita, sono andato in vantaggio subito, ma subito subito il gol in pareggio. Devo essere un po' più... Che cazzo mi sta playing with purpose and control. Credit to them for winning back possession. Masopust. Ma guarda quello, si è portato il pallone fuori. It's going to be. Well, they've won possession back. What can they do from here? Takes it on. And still danger here. No. And foiled only by the post lead. Well, how close can he get? He's 3 inches away from scoring. Volks. And Patrick Schick now. He made it look simple, really. And Patrick Schick now. Might be a chance here. Palla recuperata al centrocampo e il capitano. Non la mette, la mette bene a giro, Darida. Fortissimo, fortissimo. Well, 2-1 it is here. Oh, Ramsey, Ramsey. The attack continues. They're making considerable progress. Corgales, sì. Darida. And a promising looking attack, but comes to nothing in the end. In port, eh? An awful lot of green space to run into. Sì. Pure Bale, guarda Bale. Brooks. Oh, really rifling that one in, and he didn't miss by much. Contro il Galles. Il Galles non c'è la Bale. Come no? Bale, well, Ramsey. It's with Vladimir Darida. Non c'è la... Darida. Oh, he's going to be disappointed with that pass. Darida. And we're inside the final 30 minutes. Oh, passing it through. Fuori well, gioco. He strayed offside just as it bravo, looked promising. Bravo, subito visto fuori gioco. Però nemmeno vale, che mazzo. Zima. No. Kral. Kuma. Schick. Anche due, anche Darida, butta il Schick. Darida. E la chance. Sì. And it's two for him today. A masterful performance. The defenders unable to stop him. Well, it's a tale of 4 goals in this match now. 3-1 it is. Great strong tackle, throw in forthcoming. Cagares. Ragazzi, mi sono scatenato. Oh,
Non mi devo mai rilassare, so. Kiefer Moore. A super tackle and they've won possession. Schick. Was it the denial of a clear goal scoring opportunity? If so, he's off. And the official has no option but to reach for the red card. He decided it was a goal-scoring opportunity denied. Absolutely, no decision to be made. Really, the card was out pretty quickly. Non la mette là. All'incrocio. Guarda là. The free kick from long range. He didn't miss by much. I thought the ball would be coming into the box, but long range free kick, he's had a go. Bale. Well, nothing productive really. Not giving him a moment's peace. Chi l'ha preso questo gol all'inizio? The hosts have had the lion's share of possession, really starting to dictate the tempo of this game now. And they're creating chances as well. I'm not sure they seem to have the answer, to be honest. They can't seem to get a foothold in this game. Darida. Niente, non era fallo, non era niente. Moore. Gli spezzo una caviglia. È rosso. Ma quale rosso? È giallo. And the referee decided that intervention was illegal and cautionable. Oh, without question, it was not the best of challenges. Bale could play it in. Cutting infield here. Bale! And still danger here. No. Oh, and he puts away the second chance. Fuori gioco? The goalkeeper angry with himself here. Stava dietro la palla, ma vedi. Well, as we see this again, Derek, it's easy to be critical, and I'll stress James I've never been a goalkeeper, but surely he's got to do better than that. His mistake leads to the goal, no doubt about it. Well, neutrals are getting their money's worth. 3-2 in this match. And on the back of that particular challenge, will the referee let the matter rest there? I must say, they're not shying away from the risky defensive approach here, Lee. Only yellow on this occasion, but it could have been another red. Well, you've got to have composure. It doesn't matter what minute of the game it is, how many men you've got on the pitch. Compose yourself and do your job. They've given it away. Bella Darida! Could it be? Mamma mia ragazzi! Oh mamma mia ragazzi! Oh mamma mia ragazzi! Bello questo, eh? Alla Totti? Vabbè, alla Totti. Si doveva superare gli avversari. 10 minutes left for play in this match. Sì, ma dopo il on the offensive. A real opening now. Not finished yet. Not quite yet. Still excitement left in the game. Mezzo alle gambe è passato, visto il portiere. Move to evade the defender, and when he gets through to the keeper, he just smashes it past him, gives him no chance to think. A lovely finish. Neither side shy about shooting in this match. Provato, provedello. This could be it. No. And thwarting his opponent in the nick of time. Well, the attack will peter out. Keeper's ball. James. Well, there might well be scope for them to counter-attack here. Can they keep it going? This could square the game. Oh, it's a penalty! How about that? Gioco. And at this late stage, too, an opportunity for them to level matters. They might just have let the opposition back in at this crucial juncture. Penalty and a red card, Lee. Well, that's the game flipped right on its head, or it could be. This penalty goes in, this could be really costly. Corner it is, and they know they've got to be opportunistic at this stage of the game. Played into the center of the box. And the keeper dealt with the danger. All'89esimo. Terrific save. Simulazione, quella. Darida.
Contropiede, contropiede, tutti quanti, dai. Vai, ci vai anche schicco. Se vuoi fare la tripletta schicco. Daccela! Sì! Tira! Schicco, vedete voi ragazzi il calcio com'è bastardo, dal possibile pareggio, perché il rigore sbagliato era il gol del pareggio, la partita era finita, sul contropiede prende il 5-3, ma sta partita non è finita 5-3, è finita 4-3 con un rigore sbagliato. Il pallone è veramente una... Io sì, facciamo scegliere Ubaldino le due squadre da giocare. Vai, vai, dimmi, dimmi che squadra vuoi giocare, che è l'ultima partita che zio deve andare al lavoro, dai. No, perché è una squadra vai, dici. Benevento. Ah? Benevento. Frangè, ci sei per un Benevento Crotone? Richiesta ufficiale da parte di mio nipote. No, così devo essere bravo con le. Allora, adesso ti faccio un'altra volta l'invito, perché questo non ti fa continuare le partite, mica l'ho capito sta cosa. Boh. Allora. Sì, perché mi dai il punteggio di prima. Allora, se va bene per te facciamo Benevento Crotone, che mi ha mandato l'invito. Benevento Crotone. Mi prendo io Benevento, sono campano, mi prendo io Benevento, Mi prendo io le streghe. Oddio però. Sì, sì, te l'ho rimandato, sta. Oddio però mi fa schifo. Stamattina non è equilibrato. Perché Benevento Crotone è una bella partita, sarà equilibrato pure. Sì, ma fa schifo, lo sai. Fa schifo il Crotone. Tutto è andato in Serie B. Vabbè, il Benevento pure andare in Serie B. Quindi sono due squadre che sono andate in Serie B. Aspetta, zio. Aspetta. Ok. Ci siamo. Scegliamoci un po' i colori. Io mi prendo questa grigia, mi piace di più. Come si prende? Non so che fa cagare la squadra. Zio, però devi controllare, perché sennò. Francesca, ma stai migliorando, sì, tantissimo. Cioè, già il fatto che io devo giocare al massimo delle mie capacità per non. Per giocare senza rilassarmi, già è tanta roba. Però Francesca, non hai premuto su Ridi. Perché non ti fa andare avanti. Non ci può muovere? Ecco, adesso è andato. Io guarda il coso, perché non mi arrabbio. Guarda, togli la tuglia. Se ti prego, togli la tuglia. Ma perché? Io gioco la squadra impostata come la mette lui. Ma fa schifo. Ma che me ne frega a me? Vedi com'è forte. Sì, ma fa cagare. Col tocchetto d'attacco. Ma quel gol a pallonetto ti è piaciuto, dici la verità? Sì. Gaic, è forte questo, però fa il gol fa. Bello. Allora. Ragazzi, questa è la sfida delle sfide. And welcome to a game that really should have pulses racing. Every reason to believe this will be enthralling. My name is Derek Ray. With me in the commentary position is the former Arsenal and England defender Lee Dixon. And every expect must take the lead here. A wonderful intervention. Sì, ma scarti tutti, ma è una cagata. Oh, he's through here. Surely. Might still be able to do a bit of damage. Yeah. Well, it's Adolfo Gaich.
Can they get in behind them? No, Mauri! Subito! Il vantaggio! Contropiede fulminante! Super fast counter-attack football at its best. And he had choices of what type of finish to apply. And bang, he goes for the smash. Lovely goal. The opening goal of the game then. A bit of running room now on the wing. And just like that, they've lost possession. Fabio De Paoli. Good technique displayed. Beautifully disguised ball. Oh, porta vuota di testa. Think of the grand scheme of things. He's going to be terribly proud of that headed attempt. Well, heading practice in training next week. That was pretty average, to be fair. Marone. How to play it goes. He was under a bit of pressure. 7-0 per il Benevento. Gaic. Pasquale Scattarella. Can they trouble the opposition this time? Pure ball control. Into the penalty area. Danger averted. Simi. No, Simi va. Ma perché non mi dà questo su? Ma guarda. Cioè, sta cosa di FIFA io non la capisco. Cioè, ho cambiato 10 volte il giocatore, non mi dava mai quello giù. Perché? Well, the ball lost here. Forza. Committed challenge. It is to be a throw-in. He has time to play it over. Masterful piece of foiling. Hetemai. La Padula. Bella sto palo. Mamma mia, un bel evento fantastico. Guarda, vendati. Well, he's given a corner, the referee. And now the delivery. Attending to his defensive chores. Hetemai. It's with Federico Barba. Firing it towards goal. But it can't get through. One block after another. Vai, quando sta? Vedi, lo senti che sta squillando? Prendilo un attimo, per favore. Throw-ins given. Pronto? Oh, Federica, ciao. Sì, ti sento, ti sento. Hetemai. No, sono oggi sono. Now let's see what they can do here. Gaic gives it a go, but it can't get all the way through. Superbly read and executed. Slipshod passing. Ho capito, fai una cosa, vai a provare a riavviare la macchina. Ha provato a rovinare la macchina. Well, body in the way. No, dipende. Prova ad andare su qualche sito, non funziona. Allora non è un problema di internet. No? Couldn't keep the ball. Allora fai così. Probabilmente sei imballata la cache di Chrome. Fai un riavvio della macchina, vedi che tu Riccardo in prota. Anche perché potrebbe essere che hai provato 4-5 volte a entrare con il sistema, è andato in sicurezza e ti ha messo in sicurezza e non ti fa entrare, quindi se riavvii passa un po' di tempo che dovrebbe far rientrare. Prova un attimo. Sì. Molina. No, figurati. Luca Maroni. No.
Tu quando è così prova un altro computer, capito? No real conviction in the challenge. Chance here. A goal! That's two for him today! They simply can't stop him! No wonder he's celebrating! Well, here's the replay. It's a very neat piece of deception to get past the defender. And the relaxed way he strikes out into the back of the net is pure quality. Well, 2-1 it is here. Into the advanced position. And the keeper making sure that there were no scraps to feed on for the attackers. Luca Cigarini. Not a great pass. Clean challenge. Struggling to keep the ball. Adolfo Gaich. An unforced error, you've got to say. Well, they might be onto something. No shortage of excitement. Level again. No wonder they're excited. Once again, the sides are level. This is a kaleidoscope of shifting emotions. If you're wondering about stoppage time, 1 minute to be added on. Fabio De Paoli. The ball with Lapadula. Viola. Can he put it away? Well, that's really sound goalkeeping, not letting the opposition have any scraps. That is that for the first half here. You certainly got to give this man high marks for his work up to this point, Lee. E poi abbiamo pareggiato Benevento. Siamo pareggiato Benevento. Ai ai ai, ai ai ai. Abbiamo perso tutte le partite. Non stiamo perdendo noi, eh? No, no. Noi siamo 1-1. A 2-2. To consider based on what we've seen so far as the second half begins. Dentro con il numero 26 Coffi Gigi. We're getting the ball forward. Real chance. Sì! Well, here's the replay, and it's a decent move to evade the defender. And once he gets himself settled with the keeper to beat, he hammers it into the back of the net. Smashing goal. 3-2 it is. Who would have predicted that before a ball was kicked? And he might be through here. Still alive. Cazzo che gol ti sei mangiato, Francesco. Lapadula. And that puts him in position. De Paoli può segnare, De Paoli! Can he finish? He's going to oh, è Padufa di testa, vaffanculo. La Padula. And the counter-attack is on, options available. Mamma mia, well, questo difensore che palla che ha rubato. Delivering it into the box. Nothing positive comes of it, unfortunately. No. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. And mistimed the run, sadly. That's offside. The hosts really haven't had too much of the ball, but on the break they've been devastating. The pace really hurts defences. They've been... Oh, big chance! Oh, what an opportunity! It's been squandered! Well, you dream of 1v1s as players. He's had one and he's squandered it big time. Molina. Running room in the wide position.
Real defensive commitment there. And breaking at pace with menace. Va bene così. Will it be sufficiently imaginative? And a fine cross. Just unable to take advantage of that developing situation. Well, far from the ideal pass. An awful lot of green space to run into. Keeping the opposition at bay for that splendid challenge. Gaich. Well, on you go, says the referee. Advantage. La Padula. Non è fuori gioco. Non è fuori gioco. No, vergogna. Vergogna, vergogna. Vergogna. Well, it's a good decision from the assistant referee. Spot on there. Giallo per Roberto. Good technique displayed. Less than convincing defending. That's not a bad ball. Oh, he's missed it. Oof. Oh, goal behind Derek, and he's missed. Franci, sei sei migliorato tantissimo, però secondo me sbagli troppo davanti alla porta. Fa un sacco di errori. Specialmente se giochi con uno come me, un po' più esperto. Quando hai le occasioni di fare gol devi fare. Perché sennò è difficile vincere le partite. Situation defensively and did his job. And a throw in it's going to be. No, ancora c'è un po'. Simi. Beautifully weighted ball. Going well. This could square the game, and that's exactly what has transpired. Now that could be a massive turning point, and momentum is with them. And it's level again here. Both sets of fans being put through something of an emotional mangle. And the cross smuggled away. A very effective clearance. Pasquale Scattarella looks promising. This not to be in terms of the finish. Ma zio è uscito. Andiamo a lavorare. Just 10 minutes to go. Excellent vision. He's just got to continue his run. It's got to be. Mamma mia, che si è mangiato, meno male. Adesso, siccome mi hai graziato, ti devo punire. Alas, he's made his move too early. Offside. So deciding to make a personnel change at this juncture. Cigarini. Molina. Oh, forward they go again. Can they win this? Opportunity it is. This is why we adore this game. Late drama, and now they're in front. Well, it looks like the game is over, but no, there's another chance, and there it is, back of the net. It looks like the winner. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Fallo. Clear foul play, and as a result, a free kick forthcoming. Che c'è, Uba? So making the substitution. Che c'è? Now. And he's done well to tip it over the bar. Well, this late corner could represent their last chance to equalise. And you need your defender to take charge. Pasquale Scattarella, unable to close down the shot. Che volevano il citofono? Teammates in the middle. And cleared away. Wilting under the pressure, and now they try to go forward.
An attack full of promise. Very alert defending to put a stop to the chance. So 2 minutes of stoppage time to be added on. Gol, and the counter attack is on. Options available. Lo schiattarello. No, no, è chiuso bene stavolta. Bravo Francesco. Ha vinto. Bravo Francesco, no, ancora non hai vinto. Non è finita ancora. No. Vabbè, due vittorie io, una tu. Grande Fra. Grande, grande, grande. È la prima vittoria della serie. Tra l'altro meritato, ho fatto un sacco di cazzate io e tu ti sei mangiato 4-5 gol, tu e il portiere che veramente, insomma, mangiati davvero. Senti ragazzi, ringraziamo Francesco per la presenza sul canale e per la bella partita e il divertentissimo momento che passiamo insieme. Naturalmente questa è una cosa che rifaremo perché... ci divertiamo a fare questa cosa. Oggi l'abbiamo dovuto fare un poco arraffazzonata perché devo scappare per altre questioni, però sicuramente la rifaremo. Quindi saluto il mio idolo Francesco Baccini, che mai avrei pensato di poterci giocare a PlayStation insieme, e anche l'idolo di Ubaldino, che lo ascolta in macchina tutti i giorni. E noi ci becchiamo forse stasera per un po' di live. Ciao a tutti! Ah, ascoltate, sì, mi diceva Ubaldo il sondaggio. Dobbiamo vedere chi ha vinto prima di andare via. France, possiamo fare il prossimo campionato che facciamo un giorno alla settimana e ci facciamo le partite, la partita clou. È una bella idea questa qua. Una bella idea. Vediamo chi ha vinto il sondaggio intanto. Allora, il pronostico, non il sondaggio. Allora, ha vinto il vecchio nerd perché ha vinto 2-1, quindi insomma i risultati sono questi. Ora vi devo veramente scappare, altrimenti faccio una figuraccia. Ciao a tutti e ci vediamo più tardi o domani.